Scenderanno in piazza anche i lavoratori delle aziende in crisi, precari, cassi integrati e disoccupati di Taranto durante la grande manifestazione indetta dalla CGIL per sabato prossimo in Piazza del Popolo a Roma. Il sindacato chiede al governo le risposte alla crisi occupazionale scaturita da quella economica. La CGIL respinge le misure del governo che riguardano lo scudo fiscale e la legge di bilancio prevista per il 2010. Oggi di questo ed altro si è discusso in un convegno di preparazione alla manifestazione. Siamo un paese che ha moltissimi siti abbandonati, una decisione di uno straordinario piano delle bonifiche che non viene finanziata, ma se non si rimette in sesto il tessuto industriale è anche difficile immaginare come si possono attrarre nuovi investimenti e fare nuove attività, per cui questa iniziativa come quelle che stiamo facendo rivendicano in realtà un'attenzione del governo alla crisi che finora non c'è stata. I 6.000 lavoratori ILVA in cassa integrazione dal prossimo 7 dicembre, le vertenze Miroglio e Natuzzi sono lo specchio della grave crisi occupazionale che sta vivendo l'area ionica. Dati preoccupanti già stati resi noti proprio dalla CGIL, che denuncia la scarsa attenzione del governo nazionale alle realtà locali. Bisogna mettere in campo coperture e ammortizzatori sociali per chi è scoperto, bisogna dare più fiato per esempio a chi sta per finire cassa integrazione e indennità di disoccupazione. Bisogna mettere in campo investimenti specialmente nel Mezzogiorno. Penso che l'area tarantina abbia tutto il diritto di pretendere dal governo iniziative forti.